Osservo tempo fa in tana chiazza brigava Cristo in cruci e ci dicia: Cristo lo mi pacciuni mi sciabazza. Quanto è importante per i Caiorda suonare in uno dei mercati più antichi di Palermo? Per noi Caiorda sicuramente è un privilegio essere qui nella nostra città ricca di cultura, di arte e di tradizione, in una piazza così molto antica dove c'è il mercato del capo. I venditori stessi sono coloro che creano musica, arte, tradizione, anche loro stessi la portano, e noi siamo saliti qua sul palco proprio per volerla rivalutare a 360 gradi. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano il bastone e tira fuori gli denti. Lamenti, ma che ti lamenti, picchiando un bastone e tira fuori gli denti. Il brano che vi ha rappresentato di più per questa serata? In questa serata e comunque nel nostro percorso il brano che ci ha rappresentato di più è stato Caiorda, anche se contiene testi e scioglilingue raccolte dal demologo Giuseppe Pitre, perché a noi comunque piace fare ricerca anche su quelli che sono i testi della nostra tradizione. Ci rappresenta Caiorda perché intanto la musica inedita ed è nostra, e poi porta il titolo del brano porta il nome del gruppo, Caiorda. Caiorda vuol dire donna sciatta, donna di facili costumi, è un termine arcaico della Sicilia più antica. E luce piti cipita c'è tu sopra luce piti cipiti rama culo cipiti cipiti becco tutta la cura si cipitiava, e lo mascio di cara canta belli butti vitti fa butti tu e butti io belli butti vitti fa. Progetti futuri? Progetti futuri sicuramente la rivalutazione della tradizione, ma anche l'innovazione. Pertanto stiamo lavorando al nostro CD, dove conterrà moltissimi brani inediti, quindi testi scritti da noi Caiorda e anche musiche scritte da noi Caiorda. Virginia Maiorana alla fisarmonica, Massimo Provenzano basso, Claudio Arena flauti diritti, Bruna Perraro flauto traverso e voce, Massimo La Guardia al mandolino e chitarra, Raffaele Pullara, Buzzuki e Ud, Paolo Carrara, Emanuela Fai. Grazie. Ringraziamo Augusta Oliveri, la nostra manager, e la sua associazione Cultura Arte Palermo. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano un bastone e tira fuori gli denti.